media ad alcune persone, che in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana, dal vescovo allo straniero, dal sacerdote alle catechiste, dal carabiniere al poliziotto, dal gendarme alla guardia svizzera, dagli ambasciatori dei vari continenti ai docenti universitari e maestri di scuola primaria e secondaria, dai fidanzati e dalle persone con disabilità all'artista, dal medico all'infermiere, dallo specialista di sacra scrittura al giornalista, dal seminarista e la novizia al giovane sportivo, dallo scienziato al povero, dalle persone consacrate al detenuto e all'anziano, da alcune famiglie ai rappresentanti delle chiese ortodosse e delle comunità evangeliche. Al termine della Santa Messa, uscendo, tutti potranno ricevere il testo della Bibbia. Questo gesto, nella prima domenica della parola di Dio, vuole indicare l'attenzione che siamo chiamati a porre alla Sacra Scrittura, perché non rimanga un libro nelle nostre mani, ma diventi piuttosto una provocazione continua perché sia di preghiera, lettura, meditazione e studio per risvegliare e nutrire ogni giorno la nostra fede e renderci annunciatori gioiosi della buona novella. Sono 40 le persone che ricevono adesso questa Bibbia, come ci hanno spiegato molto bene, rappresentano tutti gli sanenti. E dopo sono 6.000 copie che saranno distribuite tra tutti i presenti all'Eucaristia. C'è un invito del Santo Padre in questo volume, per questo giorno che lui ha scritto, dice: leggi la parola di Dio. Abbiamo visto Monsignore ricevere la parola, ricevere la Bibbia, un rappresentante della Chiesa ortodossa, oltre alle varie facce.